Forse dobbiamo parlare di proprio perché mezzo. La registrazione viene parlare al microfono. Comincio io. Faccio un benvenuto. Benvenuti, buonasera a tutti. Allora, siamo qua questa sera per presentare un libro che si intitola Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli, che è qua con noi. E il libro è edito dalla casa editrice L'Asino d'Oro di Roma e insieme all'autrice ci sono Eleonora Aragona, giornalista, Cinzia Piccoli, l'autrice del libro, Daniela Della Pinta, psichiatra e psicoterapeuta, Giulia Lucci, attrice. Leggerà i passi del libro. E grazie a tutti per essere qua. A questo punto lascio la parola alle donne. Si va a ricominciare. Buonasera. Più volte, con lo sguardo incollato e perso in quell'attesa infinita, provò un dolore acuto misto a rabbia e un terribile e inconfondibile gelo di morte. E tutte quelle volte si era chiesto perché le donne che aveva scelto e anche quelle che non aveva scelto non riuscissero ad amarlo. Questo pensiero andava a cadere nel profondo della sua anima, proprio nel punto in cui conservava intatto il lutto affettivo che aveva conosciuto da bambino, al quale ora si stava aggiungendo quest'altro di lutto. E un forte senso di autocommiserazione lo pervadeva. Allora, questo è il grido di dolore e la domanda a cui un uomo, il protagonista di questo romanzo, non sa dare una risposta. E quello che presentiamo oggi non è un libro nuovo, è un libro che diciamo si è diffuso col passaparola e che è di attualissimo, cioè, purtroppo è attuale per il dibattito sulla violenza di genere. E parlo di violenza di genere perché uno stalker non è necessariamente un uomo, può essere benissimo anche una donna. La violenza purtroppo non ha genere, di solito la violenza maschile è più evidente, legata a fatti di cronaca, e quella femminile è più silente, ma non meno terribile. Dunque, innanzitutto, per chi non avesse letto ancora il libro, insomma, volevo darvi qualche coordinata, insomma, per orientare un po' la discussione di stasera. Dunque, il libro parla, mi scuso delle coordinate un po' rigide, il libro parla di Maurizio e di Lucia, che sono due ragazzi che si amano, ma la loro storia parte molto presto. La famiglia di Maurizio è una famiglia come tante, dove c'è una mamma casalinga e del marito di lui, il marito di lei, Luciano, che è un lavoratore, un uomo di poche parole, insomma un uomo di una volta, ecco. E poi c'è Lucia,
dagli indomabili capelli rossi, che è cresciuta amorevolmente dalla sua mamma e dal nonno materno e nel mistero di un padre assente che non ha mai conosciuto. Nessun altro uomo aveva potuto sanare la delusione che la mamma di Lucia aveva avuto tanto tempo prima. Lucia e Maurizio si volevano bene, erano una coppia come tante, erano riservati, qualche volta qualche litigio, come succede spesso, ma tutto questo non è che una parte della verità e risulta essere anche falso. Questo potrebbe essere il racconto che fa un vicino di casa ai giornalisti accorsi quando è successa una catastrofe, quando poi scriveranno sui giornali, mi scuso per la giornalista, scriveranno di un raptus, scriveranno di un fatto imprevedibile, di una pazzia che potrebbe cogliere ognuno di noi in qualsiasi momento. E invece questo libro rivela che ogni espressione di violenza, prima di divenire un fatto di cronaca, ha un precedente che si instaura giorno dopo giorno ed è drammaticamente inteso come normalità dei rapporti, e proprio per questo è sottovalutato. L'autrice, Cinzia, qui accanto a me, Cinzia Piccoli, racconta in questo romanzo, ed è questa forse la potenza di questa narrativa, e racconta l'invisibile, racconta ciò che è fuggevole sotto la superficie di eventi ordinari e come la fabbrica della follia sia nelle piccole cose quotidiane. Sono eventi che sottendono emozioni, pulsioni, pensieri che nemmeno affiorano alla coscienza. Ed ecco che seguiamo Maurizio, da piccolo, scrutare impotente la trasformazione di sua madre coinvolta e sconvolta in un conflitto mortale con il proprio marito che l'aveva tradita. Lui, il padre di Maurizio, di fronte al rancore della moglie, non pare scomporsi affatto. Esce sempre, rincasa sempre più tardi, aspetta indifferente che lei dia fondo a tutta la sua disperazione. Attendeva che lei si spezzasse. Poi aveva raccolto i frammenti e li aveva ricomposti a suo piacimento, dandole la forma che lui desiderava. E lei gli era grata per avergliela data ancora, una forma. E adesso, da vincitore, dettava leggi che nessun trattato gli avrebbe più negato. Ora, al silenzio rancoroso, era subentrato un altro genere di silenzio, quello che unisce gli affini, quelli legati dalla consapevolezza di appartenersi nella buona e cattiva sorte. E Hilda, dopo un periodo di sofferenza, si era aggiustata alle cose con se stessa, per la sopravvivenza sua e del suo matrimonio. Aveva convertito il rancore in accettazione e la rabbia in ammirazione. E faceva il confronto tra il marito Luciano, cui attribuiva una virtù maschia innata, e il figlio, timido e sentimentale, e se lo figurava come un cane prostrato succube di stronzette smorfiose, con una mascolinità castrata e la virilità compromessa. Un fantoccio, insomma. In questo libro ci sono diversi passaggi in cui Cinzia ha sottolineato quella che molto spesso è diventata poi una figura ricorrente nel libro, questo uomo che in qualche modo Hilda delinea, Hilda è la mamma di Maurizio, e che impone al figlio una serie di caratteristiche che secondo lei un uomo dovrebbe avere, sia nel rapporto con le altre donne, sia nel modo in cui lui vede le altre donne e vede anche lei, vede lei che si trasforma da mamma amorevole in questa donna molto algida che lo guarda quasi con disgusto per questo suo essere più debole. E proprio oggi guardavo, prima di venire, un articolo il cui titolo è «Per impedire la violenza sulle donne dobbiamo intervenire sugli uomini». E il libro di Cinzia invece ci mostra come anche le donne hanno le loro colpe in questo, a volte, in questo
nell'educazione dei futuri uomini, di questi maschi a cui in alcuni casi impongono, anche magari non in piena consapevolezza, un ruolo di uomo malato. E questa cosa ammala i rapporti? Dunque, innanzitutto bisogna chiedere scusa perché noi usiamo questo romanzo per fare ricerca e quindi grazie a Cinzia Piccoli, insomma, possiamo approfittare un po' di, anche se usiamo la bellezza della narrativa. E quello che dici è verissimo, però è difficile dirlo perché nei casi di stalker ci sono casi gravi, casi anche molto gravi di pertinenza penale, e questo discorso è difficile farlo perché in qualche modo depenalizza il reo. E tuttavia noi oggi qui circoscriviamo il campo della nostra ricerca all'ambito degli affetti, delle emozioni malate, ed è verissimo quello che hai detto, perché si parla sempre di violenza sulle donne, però c'è anche una violenza delle donne, ed epidemiologicamente è noto che nei disturbi infantili dello sviluppo, epidemiologicamente 3 bambini e una bambina si ammalano nel corso dello sviluppo, quindi è chiaro che è in gioco il nostro rapporto e la nostra responsabilità più che la nostra colpa. Perché parlare di colpa poi chiama in causa una dimensione di peccato e di espiazione, invece parlare di causa è più efficace nel nostro caso. E in effetti è verissimo perché, per esempio, nel romanzo, quando lo leggerete, insomma, troverete che questa mamma terribile non solo si insinua nella mente di suo figlio, di Maurizio, ma proprio mette bocca nei suoi rapporti, seminando il sospetto e distruggendo ogni fiducia, anzi giudicando la fiducia nei rapporti umani come una stupidità ingenua. E naturalmente Maurizio non vuole sentirsi né stupido né ingenuo, e finirà per avere talmente bisogno di qualcuno accanto, qualcuno da denigrare, per dimostrare che lui è il migliore. E lui è un uomo solo quando ha accanto una donna. La esibisce, ma dopo averla esibita, naturalmente la devi controllare, e si sente costretto a farlo e la deve dominare. A fronte di questo palese ed evidente disastro familiare di affetti, la nostra autrice propone invece una situazione idilliaca. Dall'altra parte c'è Lucia, la futura vittima. Lei invece ha una famiglia veramente amorevole, dove tutto scorre calmo, se non fosse per quel padre che le compagne di scuola hanno e lei no. L'uomo di casa è l'adorato nonno, che quando muore si decide di non farglielo neanche vedere, perché è meglio che se lo ricordi vivo. E questo affetto sparito nel nulla si aggiunge al vuoto di relazioni della madre, che probabilmente non ha saputo affrontare la delusione di questo primo amore. Dunque, non vorremmo dire altro della trama, almeno io non vorrei aggiungere altro per non togliere il piacere della lettura, naturalmente, ma vorrei invece proporvi degli aspetti che a me personalmente hanno molto colpito, forse magari poi voi ne avrete altri. Dunque, innanzitutto, non lo so, ritengo che sia importante fare ricerca, non tanto perché tutti noi diciamo, abbiamo affrontato o siamo state vittime di stalker, però la cosa importante che mi hanno riferito le persone che hanno letto questo libro, che ci si riconoscono, ci si riconoscono nelle sensazioni, negli affetti. Alcune persone mi hanno detto che hanno ritrovato un pezzo della loro infanzia che non ricordavano più, e quindi più che soffermarmi sulla efferatezza di un evento, io volevo fare ricerca insieme a voi su ciò che accade nelle relazioni quando nasce una storia d'amore, e quindi nasce con un potenziale di speranza e di bellezza,
e quando invece le storie d'amore si ammalano e lasciano, penso che sia esperienza comune, in bocca un amaro sapore di un fallimento, quantomeno un fallimento conoscitivo, e che diventa una traccia dolorosa interna, ben dolorosa quanto una violenza fisica. Quindi il tema del romanzo è naturalmente quello dello stalker, e già nella copertina, come potete vedere, si potrebbe già con un'estrema sintesi dire chi è lo stalker. Lo stalker è quello che spia la vita dell'altro dal buco della serratura, con la costante angoscia di non farne mai parte. Abbiamo un colpevole e abbiamo una vittima, ma questa non è la verità, perché Cinzia ci racconta benissimo come un bambino timido, intelligente, sensibile e triste forse, diventi un mostro e perda se stesso. E come una bambina affettuosa, poi una ragazza colta e intelligente, si lascia irretire in una relazione così patologica. Al punto che leggendo sarete travolti, e credo anche voi, dall'idea, ma perché non si ribella questa? Perché non si ribella di fronte a una gelosia che diventa piano piano, giorno dopo giorno, diventa un'ossessione e poi un delirio. E qui devo sottolineare che per delirio si intende un'alterazione del pensiero che è francamente patologica. Nel delirio salta il rapporto con la realtà. Il delirio non è attaccabile dalla critica e neanche dal ragionamento. L'oggetto d'amore, diciamo, viene letto come infido e abbandonico, e talvolta è letto così proprio perché l'altro è valido ed è potenzialmente libero. Il costante stato di allerta che è determinato da questi pensieri malati giustificherebbe il crescente controllo e gli scoppi di rabbia nei confronti della persona che si dice di amare, fino a che lo stalker arriva a non provare neanche più questa rabbia, arriva a provare un odio lucido e progressivamente giunge nei casi gravi a perdere ogni contatto con l'umanità dell'altro, come se l'altro non avesse più un volto umano, come fosse una cosa, come fosse una sua proprietà. Ed è così che lo stalker perde se stesso e perde il suo volto umano. La domanda è sempre quella fondamentale: ma che cosa accade nella mente prima che tutto si compia? Come si perde la sensibilità nei rapporti che porterebbe a farci rifiutare ciò che non è amore? Come fare per prevenire tanta efferatezza? Abbiamo già detto che la giustizia purtroppo arriva sempre solo tardi, e quindi è necessario, fondamentale, fare ricerca su tutta questa, su tutto ciò che può accadere nella mente prima di tutto. E allora partirei dalla considerazione, come ha stimolato la domanda di Eleonora, partirei dal vedere che abbiamo di fronte due donne, due madri, diametralmente opposte. Una si è imbruttita nella relazione con un uomo violento, l'altra ha salvaguardato la sua dignità in un freddo riservo. Una si è persa nello scontro con un uomo, l'altra non ne ha più voluto sapere di uomini, ha risolto il problema alla radice, ha perso la speranza in un rapporto valido con loro, li ha fatti sparire di fatto come il padre morto. Entrambe, in modo diverso, assistono alla disgrazia di entrambi i figli impotenti, naturalmente da due punti di vista diversi. E io vorrei proporvi alcune osservazioni che, diciamo, che oso proporre, però di cui magari poi parlerei anche con l'autrice. Insomma, mi è parso che nel racconto di queste emozioni, diciamo che la vicenda narrata si potrebbe collocare in modo astorico nel Novecento, nell'Ottocento, potrebbe essere una storia che rimanda alle vicende narrate da Pirandello, insomma non è collocabile in una storia contemporanea.
e devo dire che tutte le storie che si ammalano diventano astoriche, cioè è come se perdessero il contatto con la realtà che le circonda. E infatti Maurizio fa in modo che Lucia perda e recida ogni legame con il mondo, con gli amici dell'università, con la madre, con tutti. Praticamente si viene a creare una bolla spazio-temporale in cui ogni ribellione diventa quasi impossibile. L'altro punto che vorrei sottoporre all'attenzione è la sensazione che le vicende narrate siano un'esperienza comune, sono plausibili, eppure raccontano con semplicità qualcosa che nella nostra cultura non si può dire, e soprattutto in certi momenti si può pensare che non si possono neanche pensare. E cioè, questo libro racconta che non nascono mostri, né esistono raptus di follia improvvisa. Esistono bambini che si ammalano perché le loro mamme non hanno avuto modo di sviluppare una sana identità sessuata, quindi non hanno avuto modo di sviluppare una piena identità umana, perché invece di essere sensibili a ciò che vivono e pensare, naturalmente, credono. Cioè credono a quanto è stato loro detto dai loro genitori. Un uomo cattivo alberga in ogni essere umano ed è solo la ragione è in grado di tenerlo giù in fondo segregato, quando e dove le emozioni e gli affetti potrebbero spalancarne le porte. E storicamente alle donne viene detto che sono loro colpevoli a scatenare le passioni torbide negli uomini, quindi loro è l'onere atavico di assorbire e contenere la violenza degli uomini. Se aveva bevuto più del solito, dopo diventava cupo e lamentoso e pretendeva che lei lo seguisse nei suoi lunghi discorsi monotoni, un delirio ininterrotto sul suo bisogno di amore insoddisfatto, che portava avanti per un tempo infinito, fino a notte fonda, fino a quando si addormentava al suono della sua stessa voce. Ogni tanto durante il giorno si sorprendeva a fantasticare di Maurizio morto, e di essere felice con un ragazzo semplice, dei tratti e dei modi gentili, uno di quelli che ti portano a mangiare una pizza il sabato sera e ti fanno ridere anche se non ne hai voglia. Allora pensava di essere una cattiva ragazza e che in fondo avesse ragione lui. Allora su questo brano io volevo coinvolgere, visto che approfittiamo della sua presenza, l'autrice di questo libro, e volevo chiederle di dirci di Lucia e soprattutto del suo ideale di amore e di queste oscillazioni pericolose tra pietà paralizzata, tra pietà e paura. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui a Milano, una cosa che ho chiesto io all'editore, e finora tutte le presentazioni me le hanno organizzate loro, direi anche tante, però ci tenevo particolarmente, un po' perché ho vissuto 15 anni a Saronno, vicino a Milano, un po' perché insomma un po' di amicizie così, e quindi mi fa molto piacere essere qui con voi questa sera, anche se non ci conosciamo, non con tutti perlomeno, comunque benvenuti. Allora, è stato detto tanto, io non so quanto possa aggiungere in più rispetto a quanto appunto hanno molto egregiamente detto la giornalista, la psichiatra, e grazie anche all'attrice, bravissima. Allora, la domanda verte su Lucia, la fittività, giusto?
Allora, Lucia è una ragazza che vive un divario tra la percezione della vita reale e il desiderio di un amore che sia totalizzante, che sia per sempre, una sorta di riscatto anche nei confronti della madre che invece non è riuscita ad averlo, questo amore per sempre. È un po' il desiderio romantico di chi tutto sommato non crede nell'amore, ma vuole crederci a tutti i costi. E quando Lucia incontrerà Maurizio, vedrà in lui il ragazzo giusto, il ragazzo capace di provare dei sentimenti veri, profondi, coglie la sua sofferenza, però la idealizza e quindi si fida di Maurizio, appunto perché vede in lui l'uomo che non l'abbandonerà, che non la lascerà. E forte di questa convinzione non si accorgerà, perché come spesso capita, noi vediamo quello che vogliamo vedere, non vediamo quello che non vogliamo vedere, e quindi non si accorgerà, o perlomeno non sarà pienamente consapevole di quanto il rapporto con Maurizio andrà degradandosi, subendo un'escalation graduale, però anche costante, e privandola della sua percezione, della sua umanità. È un po', non so, mi viene da dire che forse è proprio così che succede, un po' come è successo in letteratura, ne abbiamo degli esempi prestigiosi. Mi viene da pensare adesso a Desdemona, che non ha mai creduto veramente che Otello volesse ucciderla, anche se c'erano tutti i segnali invece che lui avesse proprio intenzione di farlo così come ha fatto, e che forse è proprio così, insomma, che non, molte donne tendono a sottovalutare, a non rendersi conto della gravità della situazione, e questa cosa avrà il suo percorso fino ad arrivare a una violenza fisica vera e propria che concluderà il romanzo e il rapporto fra i due. Non dico però come andrà a finire, ho parlato di violenza fisica, ma non ne svelo poi l'esito, ecco. Nel libro ci sono delle figure femminili molto ben delineate, nel senso che Cinzia ha costruito degli opposti anche magari, però ha messo in ciascuna una caratteristica particolare. E non so se Daniela quanto possa essere d'accordo con me, però ci sono delle tipizzazioni molto forti in tutti i romanzi. La donna viene molto spesso o descritta come vittima, o ci sono queste super donne ultimamente che devono essere assolutamente indipendenti. Lucia in questo viene invece schiacciata a degli, come dire, dei momenti in cui sembra avere la forza anche di uscire da un rapporto. Però nonostante tutti gli avvisi, tutte anche le premonizioni che lei ha, perché durante il libro anche fa questi sogni che in qualche modo cercano di, poi a cui cerca di dare delle spiegazioni accondiscendenti con la sua voglia di continuare questa relazione. Volevo capire quanto queste figure di donne che vengono descritte possono essere vere, quanto possono essere reali con lo sviluppo che invece la donna e il femminismo hanno avuto. C'è una maggiore consapevolezza oggi rispetto a determinate cose, è più semplice, abbiamo più mezzi per riuscire a riconoscere una violenza o in qualche modo è comunque una cosa interna, troppo personale per poter essere poi condizionata da invece questa forte indipendenza che siamo riusciti ad ottenere. Domanda difficile. Certo che tutta questa indipendenza, che ce ne facciamo di tutta questa indipendenza se non ci abbiamo gli uomini? Diciamo che mi permetto di dire queste cose perché
diciamo, ho un asso nella manica. Noi da 40 anni studiamo le dinamiche che intervengono tra uomini e donne e le dinamiche interumane in generale, quindi direi che questa raggiunta indipendenza economica, sociale, non è nulla se non è accompagnata da una maturazione umana che non escluda metà del genere umano, un po' di meno. E, diciamo che questo libro, di fatto, insomma, nella discussione con l'autrice, lo so che quello che sto per dire non ha alcuna valenza legale, non voglio togliere la responsabilità in questi casi efferati, terribili, però di fatto questo libro non racconta di uno stalker, di una vittima, racconta la storia di vittime, ognuno a sua volta è stato una vittima. E quindi questa categorizzazione buono o cattivo non ci aiuta a fare ricerca. In effetti la questione femminile è ormai una questione storica, data per scontata, dalle suffragette in poi, noi abbiamo sempre cercato la parità con gli uomini. Invece una cosa assolutamente io trovo nuova, almeno magari nella mia percezione, forse mi sbaglio, è che gli uomini si rendono conto ora che denigrando un'immagine femminile, svalutandola oppure dissociandola in la madre dei miei figli o una femme fatale che ti porta alla rovina, chiamano in causa l'immagine di sé. Cioè c'è una Circe che trasforma gli uomini in porci, oppure questa sarebbe la loro natura, ovviamente controllata dalla ragione, perché insomma per la civile convivenza. Molti uomini, credo, si rendano conto essi stessi che danno per scontato un'immagine orribile di sé, credendo che la lucida anaffettività, la prepotenza, il dominio siano normali attributi del loro sesso. La forza fisica è confusa con la violenza e l'attenzione negli approcci è letta come scarsa mascolinità, e questo bisogna dirlo anche da parte delle donne. Mi è capitato di leggere una cosa che mi ha colpito molto, e cioè questo ragionamento: se si formula un'idea o una teoria su un evento di natura, come può essere la previsione di un terremoto o la traiettoria di un astro nel cielo, se la teoria è sbagliata, l'astro nel cielo continua per la sua traiettoria indifferente. Ma avere un'idea falsa dell'uomo, manipolativa, può avere conseguenze nefaste, perché le persone vi aderiscono anche solo per conformismo sociale. Credere che uomini e donne siano naturalmente violenti paralizza ogni resistenza, impedisce qualsiasi rifiuto nei rapporti e impone di accontentarsi e di rassegnarsi. Sappiamo bene che la violenza interumana è una realtà e purtroppo è l'esperienza di tutti noi, ma è il risultato di un incidente, di una malattia, di una delusione, come è stato detto prima, molto molto lontana. È una delusione, una malattia che va curata, ma non è la verità umana. Noi siamo esseri sociali, siamo portati a collaborare, e questo è ciò che ha favorito la nostra specie. Ed è la collaborazione, e non certo la competizione né la distruzione reciproca. Ma per collaborare dobbiamo considerarci uomini, donne e bambini pienamente umani, anche se diversi. Quindi è necessaria una nuova antropologia che sia rivoluzionaria, soprattutto rispetto alla tendenza politica che si sta instaurando ora e che tenta di distruggere tutte le acquisizioni del recente passato. Oggi si può dire che ci sono idee nuove sulla realtà umana che rendono possibile una ricerca nel rapporto uomo-donna, che renda la possibilità di una vita migliore.
e dobbiamo sapere noi donne, soprattutto noi donne, che ci appropriamo sempre di qualcosa di un uomo, ma poi lo restituiamo trasformato. E siccome io confesso di aver rubato molto a un uomo, come molte donne e come molti uomini, in qualche modo questa sera mi sento di restituire parole che per me sono state preziose come una memoria antica. Era la voce di una donna che leggeva in un'aula magna gremita di tanti anni fa. Si realizza uno strano rapporto mortale tra uomini e donne, perché per un verso gli uomini non hanno mai capito che la loro identità siamo noi donne, e noi donne non abbiamo mai capito, o se per una volta abbiamo capito, poi non abbiamo voluto o non abbiamo avuto il coraggio di imporre agli uomini che la loro identità siamo noi, perché siamo noi la loro immagine interna. Affinché la nostra colpa non ci porti alla depressione, potremo calmarci soltanto se riusciremo a dimenticare noi stesse per essere la bellezza di un uomo. Allora, parliamo un po' del libro adesso. Che devo dire, ho letto in brevissimo tempo, è stato veramente piacevole e molto scorrevole. Quello che hai fatto, Cinzia, è creare una storia in cui non giudichi nessuno e fai raccontare direttamente ai due protagonisti quello che di solito noi non possiamo leggere, perché, come appunto diceva Daniela, nella cronaca di un raptus, anche se non dobbiamo chiamarlo così, di follia, non c'è mai quel perché e come si è arrivati a quell'evento, ma è quello che probabilmente tutti ci chiediamo quando andiamo a leggere una storia di questo tipo. Volevo chiederti se c'è stata della ricerca in quello che hai fatto e come mai hai deciso appunto di utilizzare questo tipo di narrazione. Allora, ho deciso di utilizzare questo tipo di narrazione perché non ne conosco un'altra. Non ho fatto alcuna ricerca e non ho neanche la pretesa di dire qual è il perché, perché il perché io non lo so, non lo conosco. Quello che ho cercato di fare è di immaginare due situazioni possibili, credibili, e i cui protagonisti sono appunto i due bambini. Due famiglie molto diverse tra di loro per cultura, per sensibilità, però che hanno qualcosa di affine, e questo qualcosa di affine è l'aver provocato più o meno, più da una parte, meno dall'altra, consapevolmente, dei danni irreparabili sui loro bambini. E quindi sono partita da questo, perché la domanda io me la sono posta. E la domanda che mi sono posta è stata questa: se è possibile che una persona che cresce con una personalità appunto equilibrata possa arrivare a compiere degli atti così, così afferrati, no? Che poi dopo si nascondono dietro un linguaggio che è molto arbitrario, come già raptus significa un attimo. Ecco, in un attimo, come se una persona normale, serena, tranquilla, che vive una vita è soddisfacente, possa un attimo ammazzare la moglie. Quindi le parole hanno un significato, il linguaggio fa la differenza. Ecco, forse io do molta importanza alle parole, forse troppa, non lo so, però sono convinta che facciano la differenza. Anche il dramma della gelosia, cosa vuol dire il dramma della gelosia? Cioè, la gelosia è un sentimento che appartiene a quella gamma di sentimenti poco positivi di cui siamo tutti preda, può essere anche l'invidia, il rancore, tutti questi sentimenti qua. E siamo tutti d'accordo che siano sentimenti negativi, quindi cerchiamo di reprimerli, perlomeno tenerli a bada, o di non mostrarli troppo perché non ci facciamo una bella figura.
Invece con la gelosia no, la gelosia abbiamo un occhio di riguardo, ci sentiamo in diritto di essere gelosi, anzi chi subisce tra virgolette la gelosia si sente anche gratificato, perché vuol dire che mi ama. Ecco, allora un pizzichino di gelosia ci può anche stare, cioè la gelosia intesa come il timore di perdere l'altra persona, io penso che ci stia. Però nel momento in cui io ho timore di perdere l'altra persona, perché automaticamente mi metto in discussione, vuol dire che perché ho questo timore, c'è qualcosa che non va, mi deve far scattare un dubbio, ma un dubbio su di me, non sull'altro. E quindi e poi la cosa si dovrebbe fermare lì, quindi se c'è questo dubbio allora parliamo, lo affrontiamo, cioè, ti faccio delle domande, ti chiedo perché sono geloso o perché sono gelosa. E sono andata a parlare di questa cosa, ma la domanda era, scusa, perché mi scelta di raccogliere la storia tramite due personaggi, okay. In cui in realtà non ci sei. Sì, no, adesso ci sono. E quindi comunque sono due situazioni differenti, ma che si assomigliano molto. Sono i classici estremi che si attraggono, non a caso. Lucia, quando vedrà per la prima volta Maurizio, resterà folgorata, perché riconoscerà nel suo sguardo lo sguardo di Florentino Arisa. E Florentino Arisa lo conosciamo tutti, no? L'uomo che ha aspettato tutta una vita che Fermina D'Asa fosse nuovamente libera per poter coronare il suo sogno d'amore. E Lucia è una ragazza colta, comunque una ragazza che si riuscirà, nonostante tutto, nonostante il rapporto con Maurizio, riuscirà a laurearsi con grande gioia di Maurizio, come potete immaginare, però ce la farà. E quindi è una ragazza che legge, però legge soprattutto certi libri, quelli che vanno ad appagare il suo desiderio di cui parlavamo prima, ecco, desiderio di questo amore completo. E quindi resterà folgorata, ma da che cosa? Dallo sguardo di Maurizio, perché riconoscerà in lui lo sguardo di Florentino. Nella famosa scena in cui Fermina e Florentino si incontrano dopo tanto tempo, il padre di, mi sembra di ricordare soltanto quello di questo libro, che il padre di Fermina l'aveva allontanata perché non era d'accordo che stesse con Florentino. Quando lei ritorna, incontra Florentino, lo guarda negli occhi e capisce che non è l'uomo che fa per lei. Questo sguardo cupo, questo sguardo pensieroso, questo sguardo che nasconde comunque un'interiorità molto complessa, ecco, e lo eliminerà con una mano, così, con il gesto di una mano. E Lucia invece è contenta di aver incontrato il suo Florentino, e quindi da lì chiuderà gli occhi, con velo le calerà sugli occhi, perché i segnali ancora prima che loro due andassero a vivere insieme ce ne sono stati tanti, c'è stata una gita al mare, ce ne sono stati tanti di segnali che avrebbero dovuto metterla allerta, gli stessi segnali che hanno messo in allerta la mamma di Lucia, Teresa, e la sua amica Giulia. Giulia è un personaggio di cui non abbiamo parlato, ma è secondo me fondamentale in questo romanzo, perché è quella che riuscirà a dare luce proprio agli occhi di Lucia. Non si arrenderà, con una tenacia di cui solo una vera amica, insomma, è capace. E quindi ho pensato a questi due bambini, perché io penso che gli adulti che siamo oggi dipenda dai bambini che siamo stati, perché appunto non credo che all'improvviso, oddio, tutti possiamo impazzire all'improvviso, però adesso che tutti questi uomini impazziscano all'improvviso e ammazzino le mogli, non, c'è qualcosa che non torna. E quindi poi ci sono, va bene, le motivazioni storiche, culturali che tutti conosciamo, che adesso forse ogni tanto magari sarebbe anche giusto ricordarcele, queste motivazioni, perché sembra che siano passate un po', mentre ne davamo per scontate qualche anno fa, no? Tutti erano a conoscenza della condizione di sudditanza che le donne hanno vissuto, perché così è, se vi pare, ma anche se non vi pare, è così. E adesso sembra che tutto vada per il meglio, però nelle private stanze, come dicevi tu prima, nelle private stanze forse tutta questa evoluzione non c'è stata. E allora forse dobbiamo interrogarci un pochino di più. Non ho fatto nessuna ricerca,
Io quando scrivo cerco di, non è che cerco, mi viene proprio, di calarmi dentro i personaggi e quindi vivo le loro emozioni e l'interiorità, ecco, della persona o del personaggio che in quel momento diventa una persona, ve lo assicuro, in carne e ossa, tant'è vero che non è neanche poi così difficile una volta iniziato andare avanti con un libro, perché una volta che siano stati impostati li fanno un po' anche da soli, vanno, e non si riesce a fare altre cose perché sto stride, c'è qualcosa che stride, allora cancelli, no, questo non ti appartiene, scusa, e quindi facciamo, prendiamo un'altra strada. E quindi poi dopo è andata avanti così. Ecco, però sono partita da una domanda alla quale non ho una risposta. Voglio avere una domanda che è un po' per tutti e due. Prima del loro rapporto adulto, prima che loro, ancora che Maurizio e Lucia si incontrino, ci sono questi due episodi quando loro hanno più o meno la stessa età, 8 anni, che sconvolgono le loro vite. E in quel momento si viene a creare quello che è poi un meccanismo a cui assisteremo anche in seguito, cioè questa mancanza di dialogo totale tra le parti, quindi tra Maurizio e la mamma, tra Teresa e Lucia, per motivi diversi, con ragioni molto diverse. Entrambe le donne, entrambe queste due mamme, è come se stabilissero che dire la verità, mostrare la verità a questi bambini in qualche modo è troppo. Addirittura, vabbè, la mamma di Maurizio avrà una reazione ad un tradimento che è molto classica rispetto a quello a cui assistiamo, cioè darà tutta la colpa alla donna e cercherà in tutti i modi di appropriarsi dell'amore del marito, se vogliamo definirlo così. Però poi ci sarà in tutto il libro questa, è come se togliessero voce ai due figli. Tutti e due i figli manca quel dialogo, manca quella risposta che loro non gli hanno mai dato. Sì, allora, la mamma di Lucia ha sempre saputo che sarebbe arrivato il giorno in cui avrebbe dovuto rendere conto alla figlia, però sono quelle cose che ci pesano, per cui le rimandiamo, lasciamo che il tempo passi. Quando è arrivato il momento l'ha trovata assolutamente impreparata. La mamma di Maurizio, allora, nella famiglia di Maurizio c'è un evidente problema con il linguaggio, cioè non si parlano, questi non si parlano, si uccidono, hanno tutti i colori, ma non si parlano. Le uniche parole che emergono all'interno della famiglia sono parole impregnate di violenza, e quindi al di là delle parole quello che il bambino assorbe è questa violenza che avverte da parte della madre, ma anche da parte del padre, anche se lui interverrà, mi sembra, solo una volta nel libro, con una lezione educativa esemplare, di quelle che fanno la differenza senz'altro, e per il resto poi saranno i fatti a parlare, ma più che i fatti loro stessi, il loro atteggiamento, le loro posture, i loro sguardi. Maurizio stesso ha un evidente problema con il linguaggio verbale, lui si esprime con il corpo e suo è un corpo molto sofferente, infatti è preda di tutta una serie di tic nervosi, e mutismi, lunghi silenzi, quindi fa fatica a parlare, fa fatica a parlare e fa fatica a fare delle domande, quindi non riuscirà a formulare queste domande forse che avrebbe voluto fare, e quindi non avrà le risposte, ma anche io penso che anche se avesse chiesto non avrebbe ottenuto niente. E ai bambini però si può parlare, si può dire tutto, ecco, forse torno nell'altra famiglia, quella della mamma di Lucia, avrebbe potuto usare, non lo ha fatto e ha sbagliato, perché doveva essere un pochino pronta per questa cosa. Probabilmente
Lucia è una bambina particolarmente sensibile, forse se fosse stata un'altra bambina non sarebbe successo tutto quello che è successo, ma probabilmente la cosa che più l'ha ferita, io penso che sia il fatto che di essersi sentita ingannata, non tanto perché la mamma non le ha raccontato che quando era ragazza ha conosciuto un uomo, che tutto è andato in malora, no, penso che sia il fatto che le abbia abbia fatto finta di non accorgersi che sua figlia pensava che il suo papà fosse il nonno, e questo è andato avanti per appunto fino agli 8 anni della bambina, quindi ha fatto come se tutto fosse normale, tutto, e questa è una cosa che non le ha mai perdonato sicuramente. L'altra cosa forse che non le ha mai perdonato non è tanto di essere rimasta vittima di un inganno amoroso, quanto di non essersi mai rifatta una vita, quindi lei non le ha dato l'esempio di un riscatto, della volontà e dell'importanza della realizzazione della vita affettiva di una donna e sessuale. Dunque, io passerei al lato oscuro della forza anche questa volta. Le chiedo scusa, ma però vorrei aggiungere una cosa alle cose che hai raccontato tu, che in effetti la violenza manifesta della famiglia di Maurizio è comprensibile, però io vorrei fare appello faccio tesoro di alcune reazioni che ho potuto raccogliere le persone che hanno letto il tuo romanzo, e cioè mi hanno detto, ma io mi sono riconosciuta nelle cose che tu scrivi. Chiaramente non si parla di stalker o di violenza reale, però in questo clima familiare di scritto io mi ci ritrovo. Anzi, la cosa stupefacente che mi lascia di stucco, mi hanno detto, è che io non me le ricordavo. Io mi ricordavo un'infanzia felice, io mi ricordavo delle cose, un'altra vita. Quindi il tuo romanzo proprio squarcia il velo e fa rivivere delle emozioni perdute nella mente. Questo è il punto di partenza di questa riflessione. Cioè a dire, la famiglia di Maurizio è palesemente disfunzionale, ma quello che è invisibile, che tu racconti con una precisione inaudita, che la maggiore violenza interumana non è quella palese, quella dei gesti, nei moti di rabbia, è l'assenza, cioè l'assenza di un uomo. E tu dici, la madre di Lucia rimanda sempre una spiegazione perché la bambina è piccola, però purtroppo questo accade spessissimo nei genitori, e non è che sono cattivi, ma tentano di proteggere il figlio dalla violenza, o non vogliono raccontargli cose brutte, e non trovano parole adeguate per raccontare a un bambino qualcosa che confermerebbe una loro sensazione, a volte vaga e diffusa. E questo non raccontare, questa assenza, in qualche modo fa vivere a un bambino il dubbio: ma è vero quello che sento? È vero quello che potrei pensare? E però la mamma mi dice che non è vero. E quindi questo dubbio dell'incerto rapporto con la realtà interumana è devastante per un bambino, e fa vivere a un bambino la costante angoscia che venga lesa la sua capacità di vedere la profondità dei rapporti umani. E questo è una violenza invisibile, veramente invisibile. E infatti il perché Lucia non si ribelli, perché si ritenga, come ha detto bene Giulia, si ritenga cattiva nella ribellione, è questo il problema: non poterlo pensare, non avere, cioè avere di fronte un'assenza, qualcosa che non si può raccontare, qualcosa che non si può dire. E di fatto dietro questa assenza è pensabile, oppure me lo voglio immaginare io, che una bambina che dietro questo mistero si costruisca un'idea degli uomini come qualcosa di idealizzato, come l'amore ai tempi del colera, oppure come le varie eroine che lei leggeva, però senza nessun contatto con la realtà, perché lei si confronta con un'assenza. Per lei gli uomini sono un mistero. E d'altro canto, mi è capitato in treno, mi hanno regalato una copia di un giornale finanziario in cui viene raccontato di un servizio
per uomini violenti, e lì viene fatto un identikit dell'uomo violento, e tra le tante cose che dicono è che questi uomini non comprendono le donne, le trovano incomprensibili, quindi non ci si capisce, e questo è il problema. E questa incomprensione deriva sì da rapporti disfunzionali, ma dall'assenza, dal non avere dati per formulare un pensiero, oppure neanche per verbalizzare un pensiero. È una cosa che non si può pensare. Lo stalking viene definito come molestare ripetutamente una persona provocando nella vittima un cambiamento, un continuo stato di paura, di ansia, così profondo da cambiarne le sue abitudini. Ed è quello che avviene nel romanzo, è esattamente il meccanismo che porta Lucia a isolarsi totalmente e a ignorare tutto ciò che le viene proprio da quelle persone che invece cercano di stimolarla a uscire da questo rapporto profondamente malato e a reagire in qualche modo. Come giustamente diceva Cinzia, c'è soltanto Giulia che, nonostante tutti i tentativi di Lucia di allontanarla, è sempre lì e cerca di proteggerla proprio da questo tipo di bolla in cui ha cercato di chiudersi. È in qualche modo è l'unico appiglio che resta, perché anche Teresa viene totalmente depotenziata da Maurizio. Sì, meno male che c'è Giulia, che sennò la storia sarebbe finita in un altro modo sicuramente. È comunque molto importante avere, penso, una persona che riesca a dare una lettura diversa, perché io credo che quando si è coinvolti in questi rapporti anaffettivi, malati, perché comunque l'anaffettività è indubbia. Io sono convinta che Maurizio, forse non so, l'ho detto prima, ma casomai lo ribadisco, non ami Lucia. Maurizio non può amare Lucia, perché Maurizio non ama neanche se stesso. Quello che vuole da Lucia è quello che non ha avuto dalla madre, cioè la conferma di esistere e di essere importante. E quando Lucia comincia a essere più recalcitrante e il timore di Maurizio di perderla aumenta, cercherà in tutti i modi di trattenerla a sé, ma non perché tenga a lei in quanto Lucia, perché se gli sfugge anche Lucia gli crolla il mondo, cioè non gli resta più niente, diventa la nullità, veramente la nullità, così come lo aveva fatto sentire la mamma da piccolo. E quindi è per questo che tiene Lucia. Ecco, Lucia anche lei è presa da questo gioco malefico, quindi non riesce a vedere bene né dentro se stessa né dentro Maurizio. E Giulia invece no, Giulia è una ragazza che appunto è amica, e non essendo coinvolta ha ben chiara tutta la situazione, ma l'ha ben chiara fin da subito, dalla prima volta che vede Maurizio. Dice: no, guarda Lucia, vedete, lei invece questo è strano forte, ecco, vedi un po' di darti una regola, che intenzioni hai questo ragazzo, perché a me non piace per niente. La stessa sensazione che ha Teresa, ma Teresa non riesce a fronteggiare Maurizio. Teresa è una donna che lei è un pochino in difficoltà nel rapporto con gli uomini, e non ha realizzato se stessa come donna, è di fronte al fallimento come madre, aveva investito tutto su questa figlia, sul suo essere madre, amandola in una maniera viscerale, eppure questo non è bastato, per cui Teresa ha fallito pronti. E Maurizio invece è più forte di lei e quindi riesce a metterla all'angolo senza neanche troppa difficoltà. Ecco, se non fosse per Giulia le cose, ripeto, sarebbero andate diversamente. Non è facile avere un'amica così, però
se non c'è un'amica magari ci può essere una persona competente, ci può essere, ecco, io penso che sia importante che qualcuno che abbia la lucidità di rendersi conto di quello che sta avvenendo e che aiuti le persone che invece questa lucidità non ce l'hanno. È solo che dei quasi 3 milioni di donne in Italia, per esempio, che sono state vittime di violenza o di stalking, il 78% non denuncia né si fa aiutare a livello psicologico, da uno psicologo magari o da delle persone vicine. Allora, una provocazione. non si fa aiutare, ma lì bisogna andare nel campo delle idee. Se noi donne abbiamo un'idea orribile degli uomini, quando li troviamo uno brutto, ci sembra normale. Non abbiamo il coraggio di rifiutarlo, di fare la differenza tra quel sano e ciò che è malato. Non abbiamo il coraggio di dire no, non abbiamo il coraggio di... Non dovremmo toglierci l'idea atavica, religiosa, che noi dobbiamo contenere la cattiveria. Sì. E di fatto non esiste la cattiveria, esiste la malattia. Noi non è come se ci educassero, adesso la sparo un po' forte, a diventare potenziali vittime. E non è vero, perché gli uomini sono belli, molto più belli di quelli che ci hanno raccontato, e se non lo sono bisogna farceli diventare. E torniamo al ruolo della mamma però in questo caso. Ma anche delle donne, perché ci sono donne che cominciano a chiarirsi un po' le idee, e questo devo dire che... Ci sono scoperte scientifiche, ormai non si possono neanche più definire nuove, ci sono 40 anni di ricerca sui rapporti umani, per cui le donne della mia generazione forse non hanno avuto il coraggio di fronte a uomini che ti dicevano ma tu mi vuoi cambiare? Certo che ti voglio cambiare, tutti noi cambiamo dopo un'esperienza, noi siamo esseri vivi e quindi cambiamo in continuazione. Dopo aver vissuto un'esperienza, soprattutto un'esperienza coinvolgente, e quindi certo veramente la cosa che è più dannosa è il pensiero religioso e il pensiero razionale, che fa intendere che c'è un nucleo malato in tutti noi. Adesso mi rendo conto che un'obiezione che mi viene fatta spesso quando parlo con le persone, dice ma io non sono religioso. Ho capito, non vai in chiesa, però io tutte le settimane vengo qui a Milano, scendendo alla stazione centrale, mi trovo davanti a una specie di cosa bianca, gessosa, che pensavo fosse una pubblicità, invece ho scoperto che è una statua, sì, una scultura, ecco, e sono andata a cercare che cosa intendesse dire questa scultura, l'avrete vista tutti qui a Milano, è un'enorme mela gessosa, neanche questa mela affascinante della strega di Biancaneve, no, è una mela gessosa, enorme, e da una parte, dalla parte che io non voglio mai passare col mio trolley, da quella parte c'è una specie di ovale ricucito con dei punti lunghi che sembrano quelli di un... presente quei chirurghi pazzi dove vanno i delinquenti a farsi ricucire la faccia, no? Quegli ubriachi, ecco. Ho scoperto che questa alluderebbe, questa scultura, al terzo paradiso. E allora tutti quelli che vengono a Milano per affari magari passano sotto questa mela senza pensarci, però il messaggio è chiaro: facciamo finta che la donna non ha colto dall'albero della conoscenza la mela, riattacchiamo il morso di Adamo, ripartiamo da zero. Ma di che? Ma ancora queste idee ci sono, ancora queste idee, e sono idee che sono, diciamo, assorbite nel latte della madre, sono credenze che non sono idee, sono solo sottoponibili a critica, perché dice ma chi ci pensa mai a pensieri del genere? Eppure sono piccole cose quotidiane che deformano, che impediscono alle donne di ribellarsi, ma però ripeto, impediscono agli uomini di ribellarsi, perché quello che è stato impossibile
forse per la mia generazione, è possibile per le donne di oggi. C'è una sapienza, c'è una possibilità di ricerca nei rapporti uomo-donna. E quindi non solo le madri, sì, anche le madri, soprattutto le madri, perché adesso si sa che la mente umana parte dalla nascita, dal processo di nascita, il nostro modo di pensare per immagini parte da lì. E una donna che sa queste cose ha una cura particolare del suo bambino, non lo tratta come un cucciolo, lo tratta come un piccolo essere umano che usa la sua sensibilità per rapportarsi col mondo, e non ha parole per fare questo. E siamo noi che dobbiamo stargli vicino e amarlo in quanto essere umano, senza esperienza, ma un essere umano diverso. C'è tanta fiducia, tanta speranza in questa cosa. Un post che sta girando adesso su Facebook, l'avete visto, quella bellissima schiena mulatta di una giovane donna sulla quale c'è scritto: non sono io a essere nata dalla tua costola, sei tu che sei nato dal mio utero. Questo è lui, certo. Forse qualcuno vuole intervenire, forse qualcuno osa aggiungere, fare domande. Vi abbiamo ammutolito. Che dite? Sì. Come facciamo? C'è il filo? Non si sente. Non si sente. Io lo sento. Grazie, ebbene, ci ho pensato un attimo prima di intervenire, ma è perché alla fine ho deciso di farlo, perché mi sono sentito in qualche modo chiamato in causa. Ecco, io sono Glauco, vengo da Firenze e sono qui a Milano per altre ragioni. Devo ringraziare l'amico Giovanni che mi ha ricordato di questa e dell'importanza di questa occasione, di cui in effetti dovevo sapere. E sono uno di quei chirurghi pazzi che nominavi prima, che ricuciono le facce ai criminali. Ecco, quando sono, insomma, ricucio anche le facce a chi non è cattivo, effettivamente. Però non avevo mai pensato che quella mela effettivamente rappresenta questo, e mi ci ha fatto pensare, quindi c'è una cosa di cui essere molto grato. E quello che volevo sapere prima di tutto è che io sono 7 anni, quindi non tanto, certamente non 40, che frequento l'ambiente che è legato all'analisi collettiva. E volevo sapere se la scrittrice Cinzia effettivamente invece, cioè, era del tutto digiuna nel suo scrivere il romanzo, o era commensale in qualche maniera di questo ambito culturale, o effettivamente non ha mai partecipato all'analisi collettiva. Ecco. No, però sono una maestra. Ah, ecco. No, ecco, perché quindi la mia domanda... Avere a che fare con i bambini forse un pochino mi ha aiutata, sicuramente. Con i bambini, con le famiglie. Del resto chiunque si occupa, da qualsiasi prospettiva, uno vede l'ambito delle relazioni interumane, e quelle sono, voglio dire, le relazioni interumane, quindi non stupisce che sia... Sopravvivere devi diventare una psicologa anche brava, nel mio mestiere, sì. Senza dubbio, ecco. E quello che volevo chiedere infatti era legato a questo, nel senso che da come i personaggi, io faccio complimenti per il libro ancora prima di averlo letto, perché già si capisce come i personaggi sono delineati, la cura che è stata posta nel delineare la parte l'interiorità di questi personaggi. Ecco, e quello che finalmente volevo chiedere è legato al fatto che ce l'avevo sulla punta della lingua tante volte, no? Mentre vi sentivo parlare, alla psichiatra Daniela, alla scrittrice Cinzia, sentivo questo aspetto del... Ecco,
quando Daniela sa scritto sicuramente meglio, perché più anni di me che fa questo lavoro, e nello specifico fa proprio la psichiatra, no? Come me che sono un banale otorino, la lesione dell'immagine interna, ecco, che mi sembrava l'aspetto a cui ruotava la descrizione di questi personaggi, è la radice, mi correggi per favore se sbaglio, Daniela, intorno alla quale poi si sviluppano questi sentimenti negativi di cui parlavi, la rabbia e altro, l'invidia e finalmente la gelosia. E mi chiedevo se avevi mai pensato a questi termini, o se descrive bene questa espressione, lesione, carenza dell'immagine interna, può essere una buona descrizione, ecco, di questi personaggi, perché è stupefacente in qualche maniera ritrovare tutti questi aspetti dentro l'opera di una autrice che è distante da quest'ambito, almeno per me, che sarà un po' rigido, sono seppur sempre un uomo. Grazie. Questo è per me, ma non è senz'altro sì, io l'ho chiamata mutilazione, parlando prima anche con Daniela, e questa è la parola che mi è sempre venuta, forse perché anche nel libro c'è anche un'altra mutilazione fisica di cui adesso non parliamo, perché però sì, è da lì che parte poi tutta la mia domanda, parte proprio da lì, insomma, il tutto parte da lì. Una personalità che non è equilibrata, quindi intendo proprio una persona che ha subito una mutilazione e che ha fatto sì che questa personalità venisse in qualche maniera di conseguenza deviata, quindi subisse comunque la sofferenza e le conseguenze di questa cosa. Posso? Certo. Voglio aggiungere una cosa che forse... la nostra storia, la nostra ricerca giunge all'acume con cui lei descrive questa mutilazione. Lei non vuole citare una cosa che a me incuriosisce tantissimo, che c'è nel libro, cioè questa storia parallela. Non la volevo dire, gli avevo detto che non la volevo dire, però la dico. E c'è a un certo punto la storia di Lucia, a cui viene regalato un gattino, e questo gattino ha una patologia per cui gli viene amputata una gamba. Sì, un cancro, che si sappia. un cancro proprio. E lei, diciamo, allude a questa, come dice, amputazione. Tu invece parli di lesione all'immagine interna. E questo è un tema affascinante di ogni, si può dire, di ogni persona che viene in psicoterapia. Temono tutti di aver avuto un'amputazione. Se amputano una gamba a un gatto, la gamba non ricresce. Ma il massimo della violenza che incide sull'immagine interna è l'annullamento. Per cui una volta risolto l'annullamento, la gamba non ricresce, ma le qualità della persona riemergono. E infatti accade sempre in psicoterapia. Perché la particolarità che ha la nostra storia, la nostra ricerca, è di proporre un'idea di ricerca per la cura, quindi che non è mai esistita nella storia dell'uomo. La meravigliosa descrizione di affetti ed emozioni che lei ha osservato naturalmente nei bambini si aggiunge di questo dato per noi, che esiste l'idea della cura. Non esiste il cattivo, esiste il malato. Questa è la cosa. E questo tra l'altro si vede tantissimo nella cura dei bambini. No, sbagliatissimo. Perché non si curano i bambini? Si curano i genitori, si aiutano i genitori ad avere cura dei loro bambini, meglio. A me è capitato di vedere dei bambini che vengono... In visita con certificazioni di danni neurologici oppure l'ipotesi di un danno cerebrale minimo, un'anossia alla nascita, cose di questo genere.
In effetti, in brevissimo tempo, questi bambini imparano a scendere le scale, ad allacciarsi le scarpe, imparano a fare cose che prima dicevano di non saper fare. Quindi, se fosse stato veramente un danno cerebrale, un'amputazione, queste cose non sarebbero ricomparse. Ed è una cosa meravigliosa vedere questi bambini che recuperano un'interruzione del loro sviluppo, dovuta a un'impossibilità di far vedere ai genitori che hanno acquisito queste competenze. Non so se ho risposto alla domanda rispetto alla sua ricerca, rispetto alla nostra. La sua per noi è affascinante, ma noi abbiamo altre chiavi di lettura che hanno dei risvolti enormi e rivoluzionari. Meraviglioso, grazie. Sono venuta fino qui anche per farti questa domanda. Allora, prima volevo dire due cose. Uno, che il tuo libro ha una copertina bellissima, io non l'ho ancora letto. Non hai meriti, però è molto bella perché, vabbè, insomma, non è una cosa da poco, io credo. Non so, adesso si legge tanto sui Kindle, anche io, leggo tantissimo sul Kindle, il gusto delle copertine un po' va a farsi benedire. E una bella copertina invece è qualcosa, e mi sembra che il disegno rispecchi in qualche modo, non so se tu hai parlato con chi l'ha disegnata o se chi l'ha disegnata ha letto il tuo libro, però ha colto qualcosa che nelle cose che sono state dette c'è, perché da quella serratura si vede l'occhio di un persecutore, ma si vede anche l'occhio di un escluso, ha un po' tutte e due le letture, no? È quello che ti spia e che ti fa paura, ma è anche quello chiuso fuori, che può guardare solo dal buco della serratura le cose belle che succedono dall'altra parte, e quindi la trovo così particolarmente azzeccata e molto bella. E, volevo farti una domanda, ma prima volevo dire due cose. Una è proprio che mi sembra necessaria, perché si è ripetuto spesso oggi che le donne non denunciano, le donne non dicono, la violenza maschile, i raptus e tutto. Cioè, vorrei che tutti ci ricordassimo che le donne che sono state uccise, e dall'inizio dell'anno sono più di 150, si erano ribellate, avevano denunciato e se ne erano andate. Mi sembra che sia importante tenere separati questi due ambiti, se no ci si rende poca giustizia, noi per prime, a noi stesse. E la cosa che mi ha colpito è anche questo fatto che delle persone, leggendo il libro, si siano ricordati di cose che gli erano successe, perché la memoria traumatica è fatta così. Se ti succedono delle cose particolarmente sgradevoli, traumatiche, quando sei piccolo, la memoria spesso agisce su queste memorie, che vengono chiamate memorie traumatiche, cancellandole. Ed è possibile che un giorno un libro, un film, una scena a cui assisti, un odore, una parola, improvvisamente faccia riemergere alla coscienza dei contenuti che il trauma aveva rimosso. Questo per dire anche che responsabilità che uno ah, quando tocca certi argomenti e parla di certe cose, mi sembra bellissimo che abbia aiutato qualcuno a recuperare. E volevo chiedere a te, perché questi libri a volte è doloroso leggerli, ma è anche doloroso scriverli. Non lo so, mi chiedo se questi personaggi che hanno preso vita e che giravano per casa tua mentre tu scrivevi, ti hanno fatto soffrire, in qualche modo ti hanno commosso, ti hanno ricordato delle cose. Che effetto ha fatto a te averli per casa? Grazie. Sì, grazie per il complimento. Ripeto, non è merito mio, perché la casa editrice che fa tutto, e ovviamente c'è chi l'ha letto, ovviamente è una casa per cui dargli la copertina.
per quanto riguarda il fatto che le donne denunciano, noi forse stasera si parlava di Lucia, ma non perché lei abbia scartato l'ipotesi di denunciare, perché lei proprio non la vedeva, non la valutava, non ne sentiva il bisogno. È vero che molte donne denunciano, ma è anche vero che molte non denunciano, perché sanno che da quella denuncia poi non è che vi si aprirà il mondo, ecco, anzi, diciamocelo, se la vogliamo dire, la diciamo tutta. A molte donne si sono sentite dire di tornare a casa dalle forze dell'ordine e fare pace con i loro mariti, perché loro, ci sono cose più importanti a cui pensare, no? Ecco. Quindi forse c'è anche una sorta di sfiducia delle donne. E forse anche perché quando poi, questo nel caso in cui non sia successo niente, quando poi succede qualcosa devono rendere conto del perché gli è successa questa cosa. È come se volessimo chiedere a un ladro, o no, anzi a chi è stato rubato, che cosa ha fatto per invogliare il ladro a farlo. È una cosa assurda, no? Per cui, ecco, forse anche per questo, ma questo è un pensiero mio, no? Quindi. Allora, La sofferenza, beh, è un libro che comunque non è stato semplicissimo scriverlo, però dire che io abbia sofferto no, perché comunque quando si scrive tu tiri fuori, metti su carta, anzi carta, sul computer, perché tanto si scrive sul computer, non sulla carta, e qui tiri fuori, c'è anche una sorta, è un po' liberatorio. C'è sempre qualcosa di cui scrivere, è impossibile scrivere di una cosa di cui non si sa assolutamente nulla, ma questo non significa che questa storia sia la mia storia, no, che ci sia del mio qua dentro, sì, ma in ognuno dei personaggi c'è qualcosa di me, anche nel nonno di Teresa, perché del quale non abbiamo parlato, c'è qualcosa di me, oppure del mio immaginario, del mio desiderio, ma qualcosa c'è sempre, ecco, di quello che è mancato magari, quello che è stato e quello che non è stato. A proposito di questa cosa che diceva, in realtà probabilmente i casi che ha citato lei, che sono sicuramente da sottolineare, ricadono in quel 22%, tutto quel 22% è veramente una forse molto esigua, si deve fare di più, si dovrebbe, ma c'è anche una motivazione probabilmente normativa che spinge le donne ad essere poco propense a denunciare. C'è stata una modifica, diciamo, della legge che riguarda lo stalking, e con una modifica della riforma Orlando lo stalker praticamente viene allo stalker viene data una ammenda, paga una multa e sta a casa. Non è proprio la soluzione, diciamo, migliore per invogliare una donna che poi deve tornare a convivere con questa persona o che se la trova sotto casa, fuori dal lavoro, come succede anche a Lucia, a denunciare. Posso rispondere? Sì, non per rubare troppo spazio, però è un argomento importante. È vero che la maggioranza delle donne non risponde, ed è anche vero che non denuncia, non se ne va, è anche vero che dare una risposta univoca a questa cosa è complicato. È complicato perché ci vanno dentro tante cose, un po' il potere sociale della donna in questione non è determinante, perché anche, come dire, in classi sociali, socio-economiche non svantaggiate esistono certe cose, le donne avrebbero i soldi per andarsene, perché banalmente, o una famiglia che le sostiene. Diciamo che però il potere sociale che hai è fondamentale, la possibilità che hai di avere un'altra vita, un'altra casa, i figli. Anche la tutela che ti dà lo Stato. La tutela, certo. E poi la formazione delle forze dell'ordine, a cui si sta lavorando, viva Dio, perché davvero le donne che hanno provato a denunciare sono state rimandate a casa, ma anche i carabinieri che intervengono di notte perché chiamano i vicini, perché nelle case si urla, i bambini piangono, arrivavano, voglio pensare che le cose siano cambiate, uscivano sul terrazzo col marito, fumavano una sigaretta, facevano una ramanzina e se ne tornarono in caserma.
le motivazioni sono sicuramente tante, e quelle psicologiche anche sono tanto complesse, ci sono anche quelle. C'è l'identificarsi al ruolo di vittima, l'essere stata da sempre maltrattata, un elenco che però è più difficile da stilare, perché un po' ogni donna deve trovare dentro di sé l'amputazione che fa sì che possa, come dire, accettare di vivere tutta la vita con delle stampelle, tutta la vita zoppicando, tutta la vita sentendo che non potrà mai correre. È un lavoro, e anche questo non è di difficile accesso, ci vogliono strutture, ci vogliono psicologi, ci vogliono tante cose, però solo una precisazione. Altri? Lì penso non c'è di spero che si riuscirà a far sentire. Come se ascoltandovi ci fosse un filo rosso che collega tre parole che mi hanno colpito moltissimo, che sono la ribellione, che citavo tu, e il rifiuto e la ricerca, no? E quindi mi chiedevo, ma alla base di tutto, no? Cos'è che può trasformare quello che è una dinamica malata, un'idea, una credenza, no? Forse sta proprio nella parola ricerca e rifiuto insieme, e quindi come una donna che vi ascolta oggi, come un uomo che vi ascolta oggi, può imparare a rifiutare e a risvegliare quel rifiuto che in realtà abbiamo sempre avuto, no? E come può poi vivere la propria vita senza quella coazione a ripetere, no? Di quei rapporti deludenti, ma trovando finalmente un diverso, una diversa, con la quale poter vivere profondamente, no? Se stessa e la propria identità. Allora, resistenza, rifiuto, ricerca. 3 R. Ribellione. Certo, di fronte alla schiacciante evidenza di questi dati statistici che sono stati riportati, è difficile arrivare a pensare che sono proprio le idee quelle che arrivano a monte, perché è facile comprendere, diciamo, quello che è successo, è più difficile pensare che prima di fare qualcosa c'è stato un pensiero e prima ancora un affetto. Allora la domanda, se capisco bene, è come ci si fa a ribellare, come si fa a fare ricerca. Direi che a queste parole che tu hai citato io aggiungerei anche se una cosa la vedi, la puoi pensare, la puoi dire, la puoi affrontare. Se una cosa non la vedi, non esiste. E cominciare a tenere gli occhi aperti su queste cose è fondamentale. Cominciare a capire che ci hanno detto sempre delle cose che erano una realtà, vale a dire che gli uomini sono violenti, ma anche le donne sanno essere violente. Ma questa non è realtà umana, cioè la verità umana è un'altra. E quindi per una come Lucia saper scegliere, saper difendersi vuol dire innanzitutto non rinunciare alla propria sensibilità interumana, a quella che ti salva la vita nelle occasioni estreme, quelle che è proprio la sensibilità del corpo, non è neanche una cosa cognitiva, è che ti viene da vomitare, che ti viene mal di pancia, che prima di arrivare al pensiero verbale è il corpo che si ribella. Ci sono delle scene nel romanzo che sono bellissime, in cui Lucia subisce dei rapporti sessuali che potrebbero, se noi ci fermassimo a osservare solo il comportamento, potremmo dire che lei ha a che fare con un amante focoso. E invece non è un amante focoso, è un amante che non la vede minimamente. E lei si sente in colpa perché lei questa sensibilità non ce l'ha più, cioè lui è tanto appassionato e lei non prova niente e si sente in colpa per questa inaffettività.
perché noi donne, di fronte alla violenza degli uomini nella storia, siamo diventate anaffettive. E quindi noi dobbiamo curarla la nostra anaffettività, dobbiamo ritrovare gli affetti, e rifiutare un ruolo di vittima vuol dire fermare un uomo, impedirgli di diventare brutto, perché non è che la vittima è vittima, la vittima è complice. Dovrebbe, infatti c'è stato qualcuno che ha scritto un libro dal titolo emblematico Bambino, donna e trasformazione dell'uomo. Temo ci facciano purtroppo dobbiamo chiudere, se comunque volete di là ci sono le copie e Cinzia si tornerà di là a fare un po' di autografi e poi potete magari fare qualche altra domanda, purtroppo dobbiamo andare. Grazie.